tutti e bentornati nel mio bagno. Sono passate 2 settimane dal mio viaggio in Grecia e oggi ho intenzione di tornare in Grecia, quantomeno nell'utilizzo dei prodotti, perché andremo a utilizzare Aftermath di Have a Great Shave. Abbiamo intervistato Dimitris, che è il proprietario dell'azienda, e oggi andiamo a provare il primo dei 2 saponi che ho preso. Questo è un vegano, base vegana, ok? Andiamo a vedere qui sotto. È un vegano, queste sono le scent notes, quindi topo, origano, pepe, bergamotto, middle notes, incenso, opoponax, che non so cos'è, ambra e labdano, caspita. La base è pelle, agarwood, ossia oud, legno di cedro e patchouli, ok? Lo andiamo ad aprire. Guardate che bella texture che ha il sapone appena preso, è un quasi duro, anche se lascia una marea di oli sulla mano. La profumazione è ottima, adesso io non mi ricordo a quale profumo si ispira questo sapone, ma insomma la profumazione è ottima. Quello che premo, quello che voglio far notare è la lunga lista di ingredienti, nella quale in realtà noi iniziamo con i burri immediatamente dopo, guardate, stearato, acqua, glicerolo, shea butter, subito, potassio idrossido, cocoa butter, poi avocado seed oil, coconut milk, nocifera indica, mango, seed butter. E continuiamo con i burri e con gli oli fino alla fine. Questa cosa mi fa pensare che sia un sapone veramente molto protettivo e idratante, ok? E questo lo voglio andare a verificare adesso con voi, ok? Adesso facciamo scaldare un pochino l'acqua. Nel frattempo che l'acqua si scalda, prendo il nostro asciugamano solito e vi descrivo quali sono gli altri protagonisti del giorno. Sono sicuramente l'Aftermath Aftershave, ok? Poi oggi facciamo tutto in rosso, quindi pennello sintetico di Omo Brush, ok? Guardate quanto è bello, questo è veramente un bel oggetto, dal colore alla forma, a tutto quanto. E poi, sempre per rimanere sul rosso, visto che è domenica e non c'ho voglia di andarmi a impegnare troppo, un hands on shaving, che però, pur essendo un mid, ok, noi andiamo a rafforzare nella potenza di taglio con delle feather, ok? Allora, l'acqua è calda, riempiamo la nostra ciotolina. E poi il vantaggio dei pennelli sintetici è che oggettivamente non c'è bisogno, no? di un grande tempo a mollo, ok? Tant'è che dovevo regalare un pennello a mio padre, e gli ho regalato l'Omega, il Roma, il Lupa di Roma, io il Colosseo, un po' perché ero curioso di vedere l'altro formato, un po' perché è vero che il Colosseo ha una dimensione fantastica, che insomma si carica tanto di sapone e te ne restituisce tanto, però è vero pure che molto sapone alla fine gli rimane dentro, no? Ed è un certo spreco, ok? Stainless made in Japan, la nostra feather. Andiamo ad armare il rasoio. Rasoio che peraltro, questo è il prodotto di uno studio fatto da ingegneri aeronautici, ok? Tant'è che il materiale è alluminio aeronautico, ok? Il CEO, quindi il
proprietario, diciamo, l'amministratore delegato di Hanson Shaving, è stato intervistato da Dave Dunhu. Se voi andate a guardare il mio sito internet, troverete www.italianshaver.com, troverete un link al podcast di David Dunhu, che è in inglese chiaramente, ok? Però lì trovate tra i vari podcast anche l'intervista all'amministratore delegato di Hanson Shaving, molto interessante a mio avviso. Poi, già che ci siamo, ragazzi, seguitemi su Instagram anche, io vi faccio vedere qui. Ok, ci abbiamo, dove sta? Instagram, eccolo qui, questo è il mio ultimo post, ragazzi. Ok, che è il post della sbarbata di oggi, quindi troverete qui sotto, ok, in descrizione, il nominativo Instagram da seguire. Seguitemi anche su Instagram, ok? E già che ci siete, scaricate anche Discord e unitevi alla community. Andiamo a vedere come si carica di sapone questo pennello, ok? Andiamo a sciacquare il viso anche, che non l'avevo fatto oggi, non ho, ok, messo il pre-barba, proprio perché andando a provare un sapone nuovo che non conosco preferisco, forse qui c'era un po' troppa acqua nel pennello, vabbè, ma l'acqua non è mai troppa. Oh, la profumazione di questo sapone, anche bagnata, rimane fedele a quello che è da asciutta. Poi metto il link in descrizione per acquistare eventuali prodotti di Have a Great Shave. Sembra yogurt, come consistenza. Sì, oggettivamente ho messo troppa acqua, mi sta colando il sapone ovunque, guardate qui. Ma siccome questa cosa mi infastidisce un pochino. Io nel frattempo aggiungo acqua, perché il fatto di aver sbagliato le proporzioni dell'acqua all'inizio non vuol dire che poi dopo è troppa sempre, no? Durante il montaggio un pochino d'acqua io lo aggiungo sempre.
E andiamo a provare questo sapone. Guardate, quanta bella barba toglie. Lenzon Shaving è fantastico, ragazzi. Qual è la problematica di questi rasoi così gentili, così studiati per non andare a tagliare, no? La pelle di chi lo usa? E che sono talmente gentili che poi dopo uno va così veloce che alla fine si taglia uguale. E allora bisogna richiamarsi all'ordine da soli. Ritornare ai ritmi normali di chi fa, di chi si rasa in maniera tradizionale, no? Allora, vi dico già che questo sapone, come caratteristiche, pur essendo un vegetale, potrei paragonarlo ai saponi di Ariane Evans, che sono da Loavi. Questo è un grosso punto a favore di questo sapone, perché è un vegetale. Il vegetale normalmente arriva fino a un certo punto e poi da quel punto partono i tallowati. Questo qui probabilmente è l'anello di unione tra le due filosofie. Quando Dimitris mi ha detto nella intervista che le formule sono entrambe ottime, devo dargliene atto. Questo sapone c'è una formulazione che è ottima. I burri, ragazzi, si sentono sulla faccia. Guardate come scivola.
crea un film protettivo incredibile. E a questo punto sono seriamente curioso di andare a provare il taluato, perché se così è il vegetale, diciamo che questo ragazzo che fa i saponi per gioco può tranquillamente aspirare a diventare uno dei grandi della rasatura tradizionale, ma veramente. Qui ho fatto qualche red point proprio perché all'inizio questi rasoi qui hanno questo grande svantaggio di portarti a correre. Oh, la sbarbata qui sarebbe già più che soddisfacente. Sarebbe già molto più che soddisfacente.
Ragazzi, io devo dire che, e non perché ho conosciuto Dimitri e quindi mi ha parlato dei suoi saponi, no? Ha fatto un pochino salire le aspettative, però vi dico senza alcun dubbio che questo è uno dei migliori saponi che ho provato mai. Questo sapone nato da un gioco durante il lockdown è uno dei migliori saponi che io abbia mai provato. Al di là della profumazione, ovviamente questa l'ho scelta io, quindi a me piace, ma c'erano anche altre che non incontravano i miei gusti, no? Io poi dopo lui mi ha portato alcuni saponi e ne ho scelti due. Devo essere onesto. Questo l'ho pagato, l'altro me lo ha omaggiato lui. Ma insomma, al di là di questa cosa, il post è ottimo. Il post è ottimo. Idrata già così. Devo dire che potrebbe non esserci bisogno dell'aftershave. Ok? E questa cosa è incredibile per un sapone vegetale, è incredibile. L'aftershave lo andiamo a shakerare un pochino in maniera che gli oli vadano a mischiarsi bene con la parte alcolica. Andiamo a vedere. Ingredienti: alcol denaturato, acqua, amamelide, ecco, calendula, officinali, aloe, vabbè, insomma, camomilla. Ci sono tutte le cose, tutti gli ingredienti che vanno ad avere un potere lenitivo sulla pelle, inclusa alla fine la vitamina E. Quindi andiamocelo a provare subito. Alcolicità giusta, pizzica ma non ti fa gridare. Idratantissimo, ragazzi. La profumazione è la stessa del sapone. Madonna, ragazzi, cosa vi dico? Questi sono set da avere. Questo è un set da avere. È un set che costa, mi pare, 30 euro. Ok, 30 euro tutto il set, più la spedizione dalla Grecia. Adesso a breve ci sarà anche uno store in Italia che li commercializzerà, quindi ci sarà meno difficoltà nel reperirli. Ma ragazzi, questa è roba da avere. Va comprata. È fantastico. Ecco, il dopo barba, proprio perché forse ha tutti questi oli nel primo post, cioè appena messo, risulta un po' appiccicaticcio, appena appena. Non è una sensazione fastidiosa, non è assolutamente fastidioso, però ecco, per chi dà fastidio questa sensazione, forse ecco, la mantiene e la sta già perdendo, eh? Già sta iniziando a non essere più appiccicaticcio. Ragazzi, cosa vi dico? Io non ho niente da dire, l'ho già detto, è veramente uno dei migliori saponi che io abbia mai provato. Ragazzi, questo nato per gioco, è uno dei migliori prodotti da barba che io abbia mai provato. E mi piace tanto che sia fatto in Europa. Ok? Normalmente noi in Europa abbiamo delle eccellenze, sicuramente ce ne sono tante, ma quando si parla di una protezione di questo tipo, ecco, completamente scomparsa l'appiccicaticcio, per chi voleva saperlo, quindi 2 minuti e scompare. E per chi volesse protezione, scorrevolezza altissima, con un sapone totalmente vegetale, ok? Ha un costo tutto sommato accettabile, 30 euro per sapone e dopo barba è più che accettabile.
specialmente per qualità di questo tipo. Io vi dico, provatelo, provatelo, provatene uno. Magari, ecco, se aspettate la prossima settimana, tra 2 settimane, farò il video anche sul tallowato, così avrete la comparativa di entrambi. Ma ragazzi, è una cosa fantastica. Il profumo è persistente, si sente ancora forte, non va a scomparire subito. Insomma, sul sito troverete la scheda di valutazione del sapone con anche 2 parole che scriverò, ma insomma, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete un bel like, è sempre gradito un like, e iscrivetevi al canale, ok? Attivate la campanella di notifica per non perdere futuri video e mi raccomando, seguitemi su Instagram e su Discord, dove potremo parlare personalmente vis-à-vis di questi saponi. Ok? E come sempre, ci vediamo più vecchi. Ciao!